Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un'altra puntata di Cazzeggio Catabeotico. Questa puntata dal colore di paleofologia razionale ed ufologia scientifica, parleremo di evidenze storiche solide della presenza aliena sulla Terra. Questo podcast è nato dal fatto che obiettivamente mi sono stufato di vedere in giro, specie su YouTube, una marea di cazzate tonanti che tendono a coverappare ed infangare il tema UFO e SET TV e paleocontatti con una marea di cazzate tonanti che non ci combinano assolutamente niente. Quindi in questo podcast faremo una breve ma intensa chiacchierata sul tema del fatto che intelligenze aliene hanno visitato il pianeta Terra da lungo tempo e citerò casi ben documentati, i cui links li potrete trovare in descrizione. Dunque, il 26 novembre del 1962 su Stars and Stripes, come potete vedere a video, fu pubblicato un articolo in cui gli astronomi suggerivano ai colleghi archeologi la possibilità teorica che degli alieni avessero già visitato la Terra in un lontano passato. Gli archeologi non si sono mai curati di cosa dicessero gli astronomi. A maggior ragione oggi gli archeologi ignorano totalmente ciò che stanno dicendo gli astronomi, dato che gli esopianeti scoperti dalla scienza crescono in modo esponenziale. Sorge una domanda logica per un osservatore esterno. Perché gli archeologi hanno tanta paura a cercare indizi e tracce potenziali di paleocontatti alieni nella storia antica dell'uomo? La Terra, ormai questa cosa la sanno anche i sassi, è un pianeta che è nato vicino ad una stella, il Sole, che è un corpo siderale piuttosto giovane. Nella nostra galassia ci sono tantissime altre stelle, probabilmente con tanti esopianeti, che sono molto più vecchi del nostro Sole e della nostra Terra. Oggi sappiamo che sono tantissimi gli esopianeti. Le stime sul numero dei pianeti abitabili nella nostra galassia sono lievitate a numeri stratosferici rispetto a quanto gli astronomi solo supponevano o immaginavano 50 anni fa. L'antimateria può essere un ottimo carburante per sostenere gli altissimi fabbisogni energetici di un viaggio interstellare, la cui durata, espressa in tempo nave relativistico, potrebbe contrarsi drasticamente quanto più l'astronave fosse capace di raggiungere frazioni sostanziali assai prossime alla velocità della luce, pur non potendola mai raggiungere e mai superare. Ad esempio, una parte del plasma prodotto dall'annichiliazione dell'antimateria potrebbe essere espulso per dissipazione dall'astronave, ma il plasma potrebbe essere trattenuto da un forte campo magnetico esterno al veicolo per ricoprire il vascello siderale con una spessa coperta di plasma, con cui proteggere il veicolo da tutte le minacce di un viaggio interstellare a velocità prossime a quelle della luce. Le micrometeoriti potrebbero essere incenerite dalle altissime temperature della spessa coperta di plasma. Inoltre, le energie mortali dei raggi cosmici, vento siderale, raggi X, gamma, microonde e quant'altro sarebbero in parte deflesse quanto assorbite dalla coperta del plasma, il quale salirebbe di temperatura e poi dissiperebbe tali energie come calore espulso dal plasma, dato che nello spazio le temperature sono prossime allo zero assoluto. Questo ingegnoso meccanismo
potrebbe proteggere un DNA biologico da tutti i danni prodotti da un lungo periodo di viaggio nello spazio. Tanti esopianeti nei sistemi solari potrebbero essere usati dai potenziali alieni in colonizzazione ed esplorazione della galassia per produrre basi di prossimità. Le relative stelle, non necessariamente collegate alla presenza di un esopianeta, potrebbero anche ospitare stazioni spaziali ambulanti, ossia delle fabbriche d'antimateria prelevando plasma dalle stelle. In questo modo i vascelli astrali avrebbero ogni X anni luce un distributore di carburante siderale presso cui fermarsi per continuare il loro viaggio. Ad esempio, su Sirio, ad 8,6 anni luce, se esistesse una fabbrica d'antimateria, la tratta Sirio-Terra-Sirio-Terra-Sirio, viaggiando a 0,95C, il 95% della velocità della luce, produrrebbe 19,675 anni di attesa tra un avvistamento UFO ed il suo successivo nel caso appunto dell'avvistamento di Terra 2 meno Terra 1, questo appunto per un osservatore inquiete sulla Terra. Ma per un alieno in viaggio sul vascello astrale a 0,95C la tratta singola Sirio-Terra-Sirio avrebbe un tempo nave relativistico di 6,14 anni per un totale di 12,28 anni di viaggio per fare la stessa tratta ben due volte. Una sola tratta Sirio-Terra-Sirio percorsa 0,95C per un'astronave di 90,8 tonnellate di massa con un tempo nave relativistico di circa 6,14 anni di viaggio necessiterebbe di circa 450 kg d'antimateria, questo stimando il fabbisogno energetico con il lavoro di Lorentz. Ad esempio, se sul sistema di Alfa Proxima Centauri a 4,37 anni luce fosse percorsa da un vascello astrale Alfa Centauri Terra Alfa Centauri viaggiando a 0,95C con un'accelerazione di 8G che potrebbe essere sterilizzata dalla presenza di smorzatori inerziali che potrebbero mantenere l'abitacolo in uno stato di quiete, allora la tratta di andata e ritorno sarebbe compiuta in 9,7 anni per un osservatore inquiete sulla Terra, mentre per un alieno a bordo dell'astronave il tempo nave relativistico avrebbe una contrazione a solo 4,23 anni. Un'astronave di 90,8 tonnellate a 0,95C necessiterebbe di circa 450 kg di antimateria per andare e tornare da Alfa Centauri, stimando il fabbisogno energetico con il lavoro di Lorentz. È fisicamente, tecnologicamente e scientificamente plausibile affermare che il volo siderale nello spazio profondo è possibile ed è anche probabile che gli alieni visitino la Terra in modo sporadico e geograficamente sparso da lungo tempo, che tale evento non sia mai stato storicizzato nella cultura umana, che non ha mai compreso, prima per ragioni annesse ai culti del cargo, poi per ragioni relative a banali ragioni appunto di sicurezza nazionale. 1904, meteore che fanno virate di 180 gradi avvistate dall'USNAVI. Il link lo trovate in descrizione di questo file. Link del caso UFO. Per farla corta e breve, un caso di UFO di matrice ETH ed è stato registrato in un elenco astronomico. L'USNAVI nel 1904 in mare aperto nella notte vide dei corpi luminosi che volavano in formazione, inizialmente scambiati per meteore, che poi fecero una virata di 180 gradi. Nel 1904 gli aerei erano più simili a biciclette che ad aerei, per come li costruiamo noi oggi. I dirigibili erano oggetti grandi e lenti e non rassomigliavano per velocità e dinamica di volo agli UFO che erano stati scambiati inizialmente per meteore. 1965, The Classified UFO Recording alla base aerea di Edwards.
nel 1965. È un caso ufologico molto tosto, ignorato da tutti perché fa paura. Grazie al Freedom Information Act sono disponibili alcune registrazioni audio e trascrizioni quanto i tracciati radar. L'evento non è una recita audio, ma una registrazione militare in tempo reale. Racconta l'avvistamento di un UFO dalla base di Edwards nel 1965. Oggetti che in alta quota andavano troppo piano ed erano quasi fermi, emettevano luce rossa, bianca e verde. Poi da questi UFO si staccarono altri piccoli oggetti che volarono rapidi a bassa quota, sparendo dai radar con accelerazioni fulminanti. Numerose furono le basi radar della zona che avvistarono successivamente questi oggetti in modo contemporaneo alla base aerea di Edwards. L'evento, che durò moltissime ore, alla fine si concluse con la decisione di mandare uno scramble di un F-106, il quale, usando molta prudenza, provò ad avvicinarsi a questi UFO, i quali scomparvero qui ad una velocità iperbolica, scomparendo nel cielo stellato in alta quota, presumibilmente andando in orbita dove l'aereo F-106 Delta Dart non avrebbe potuto. 1976. L'incidente UFO a Teheran, un altro caso UFO ben documentato, molto noto, solitamente anche marginalizzato, specialmente in Italia. Il link sull'evento lo trovate in descrizione. Il caso UFO del 1976, avvistato a Teheran, ebbe ad interessarsi anche l'USAF. Un Phantom F4E, per farla corta e breve, fu mandato in scramble su un oggetto vicino all'aeroporto di Teheran. Dall'oggetto si staccò una piccola luce sferica, simile, guarda caso, ad un Foo Fighters, quegli oggetti che furono avvistati in massa durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo piccolo ufino iniziò a girare in circolo ad una velocità impressionante intorno al Phantom F4E che stava volando. Poi all'improvviso il Phantom F4E ebbe disabilitato il radar di intercettazione, il quadro di comando all'interno del cockpit finì tutto buio, abbuiato, non funzionava più nulla. Il velivolo, l'F4E, tornò alla base, mentre rientrava poi il quadro dei comandi tornò a funzionare. Probabilmente un impulso EMP ben selezionato ebbe temporaneamente a disabilitare l'avionica del caccia. 1977, UFO in Brasile a Colares, Brassao Prato. Il link lo trovate in descrizione, dove sarete catapultati al portale brasiliano con tutti i file del governo. È un caso ufologico veramente possente, ci sono foto di UFO, mappe, avvistamenti, tracciati radar, documenti ufficiali dell'aviazione militare brasiliana. Il caso in Italia è solitamente ignorato perché fa paura. I documenti sono in portoghese, un libero download, ma anche se non si conosce il portoghese si può intuire l'importanza del caso ufologico, che contiene veramente una massiccia documentazione che testimonia che in Colares, in Brasile, nel 1977 vi fu per lungo tempo una manifestazione tecnologica non terrestre. 1978, UFO in Adriatico. Anche il link di questo caso lo trovate in descrizione. È un caso molto noto in ufologia. Non tutti gli avvistamenti all'epoca che furono osservati nel 1978 in Adriatico dai pescatori sono imputabili a una natura di tipo ETH, ad esempio le onde anomale, il ribollire di acqua del mare, le colonne d'acqua che si sollevavano sono sicuramente effetti di giacimenti di metano in Adriatico. Furono costruiti con il tempo isole artificiali per l'estrazione di metano. Queste sono cose note di pubblico dominio. Il jamming di radar di motovedette militari, di cacciamine, di pescherecci
luci, l'avvistamento di oggetti oscuri osservati sotto il livello del mare quanto di luci sottomarine sono eventi imputabili probabilmente a sottomarini tascabili, mezzi opportuni, più opportuni per i bassi fondali dell'Adriatico. L'Unione Sovietica ne ebbe a utilizzare massicciamente di questi veicoli anche nel Mar Baltico. Quello che però, diciamo, è attinente all'avvistamento di numerose luci anomale, come ad esempio quelle che vedete a video, grandi, di colore bianco e giallo aranciato, che emettono luci, sostarono ferme sul mare e furono fotografate da un fotografo che era stato chiamato dalla questura per andare a immortalare gli eventi, perché migliaia di telefonate avevano tempestato la questura dell'avvistamento UFO sulla spiaggia. Ora, questi oggetti che potete vedere potrebbero allontanarsi a velocità elevata e dimostrarono capacità di volo. Questi oggetti obiettivamente sono UFO, non possono essere bolle di metano che si sono incendiate sopra il mare, perché sopra il mare c'è l'umidità e non ci sono fonti di fuoco che possono incendiare il metano, che emerso dai giacimenti di metano sotterranei poi andrebbe a disperdersi in atmosfera e non avrebbe modo di incendiarsi. Inoltre le bolle di metano non possono manifestare né capacità di volo né emettere raggi di luce polarizzati in diverse frequenze, né tantomeno le bolle di metano possono rilasciare piccoli corpi luminosi che volano dimostrando capacità di volo autonome. Di conseguenza, gli oggetti che vedete e tutti gli avvistamenti sul caso degli UFO in Adriatico relativi a questi oggetti sono testimonianze e fotografie di UFO che abbiano, diciamo, una manifestazione tecnologica ETH totalmente coerente con quanto era successo meno di un anno prima a Colares. 1978, il caso Zanfretta. Il caso Zanfretta, la parte più importante veramente verificata, va dal 1978 al 1979, il link lo trovate in descrizione. Tutti conoscono il caso Zanfretta, appunto il periodo più interessante e ben documentato è quello dal 1978 al 1979, evento chiuso e limitato dal 1978 al 1979. Quello che vi mostro a video è il fax scritto dal brigadiere Nucchi, che ebbe a svolgere le indagini per la procura di Genova, che aprì persino un fascicolo, la procura di Genova, un fascicolo contro ignoti. Le indagini dei carabinieri si riverberarono nel fax di allerta e la stazione dei carabinieri spedì alla difesa sintetizzando appunto le indagini dando l'allerta militare. Spendiamo due parole a commentare il fax del brigadier Nucchi della compagnia di Chiavari, che fu spedito praticamente al Ministero dell'Interno e allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, il secondo reparto di Roma, poi a vari alti enti quanti alla divisione di Milano, la brigata di Torino, la legione di Genova, l'aeronautica di Genova e varie altre informazioni. Il fax del 6 dicembre 1978 alle ore 19:30 in località Il Bora di Propata, Genova, sarebbe stato avvistato per pochi attimi un oggetto luminoso, un oggetto volante luminoso non identificato in condizioni meteorologiche buone, a circa 1500 metri di quota, direzione nord-est, altitudine testimone est Gillino Armida, nato, vi dicendo, residente, che si trova sul terrazzo. Appunto si trovava sul terrazzo. Attentibilità discreta del testimone. Successivamente a mezzanotte e mezzo, il 7 dicembre del 78, in località Torriglia, quindi a Marzano, località Marzano di Torriglia, il vigile notturno Zanfretta Fortunato, diciamo, mentre effettuava una ispezione alla villa Casa Nostra, notò
la villa per breve tempo una forte fonte luminosa che avvicinatosi avrebbe osservato un oggetto ovale, colore rosso, luminosità abbagliante di diametro oltre 10 metri. Atterraggio da imprevisto a Potovati verso poi si sarebbe spaventato e quindi sarebbe poi corso verso la propria autovettura parcheggiata a circa una ventina di metri. Ebbe allertare la centrale operativa e dopo sarebbe stato lo Zanfretto sarebbe stato urtato da una forma luminosa con sembianze umane alta circa 3 metri, i famosi Dargos, che salendo sull'oggetto decollava verticalmente con grande sibilo, scomparendo all'orizzonte ad alta velocità, direzione sud-ovest. Lo Zanfretto fu poi rinvenuto sul luogo dai propri colleghi. Il Zanfretto era privo di sensi, in stato di agitazione, condizioni atmosferiche buone con cielo sereno, nessun testimone sul terreno, notasi impronte di diametro metri di circa forma ferro di cavallo, alto grado di attendibilità, e quindi questo è quanto che vi invito a darci un'occhiata, perché è un pezzo di storia questo fax, solitamente ignorato da tutti. Dunque, tutti i links dei casi UFO che vi ho citato sono tutti casi ben documentati, sono reali e misurabili, dopo un'attenta valutazione possono essere imputati ad una matrice ETH. Questi eventi dimostrano, a mio avviso, del piccolo campione casuale, la visita temporalmente frazionata e geograficamente sparsa sulla Terra di intelligenze aliene. Esiste quindi una chiara traccia tecnologica ETH in casi UFO ben documentati. Allora, gli alieni potrebbero aver visitato la Terra anche nel passato della storia dell'uomo, così come suggerirono gli astronomi nel 1962. NASA Unidentified Flying Objects in a Classical Antiquity, un piccolo libro scritto dalla NASA di cui ho già parlato a riguardo sia in una bloggata quanto in un podcast. È un testo che praticamente scopre l'acqua calda. Sarebbe l'ora di prendere sul serio la necessità di avviare una ricerca multidisciplinare, la ricerca di un paleocontatto alieno nella storia dell'uomo, mettendo da parte le futili questioni di sicurezza nazionale. Anche perché se gli alieni ci hanno già visitato in un lontano passato della storia dell'uomo, allora vuol dire che gli alieni sono amichevoli, socievoli, benevoli, dato che la civiltà terrestre nel XXI secolo è in pieno boom demografico e non sono mai esistite le guerre dei mondi, a parte che nel cinema. In un'epoca in cui ancora la Terra era nel silenzio elettromagnetico, non sarebbe stato possibile per degli alieni studiare ed intercettare i segnali radioterrestri? Cosa avrebbero potuto fare gli alieni per sapere di cosa stavano parlando i terrestri? Gli alieni, per sapere di cosa i terrestri parlassero, mandarono un tablet per spiare i terrestri. Questo è l'incipit di un testo di protofantascienza scritto da Elisa Haywood nel 1754. The Invisible Spy del 1754, scritto da Elisa Haywood. Il link in descrizione vi catapulta al file in originale da archive.org, la scannerizzazione dell'antico libro. Ora io vi domando, come ha fatto un'autrice scrittrice del 1754 a descrivere perfettamente, senza compiere errori operativi di funzionamento, un artefatto tecnologico che sarebbe stato possibile costruire solo oggi nel XXI secolo? Vi consiglio caldamente di leggere il capitolo 1 di The Invisible Spy del 1754 di Elisa Haywood. Il testo è in inglese e è comprensibilissimo. Andatelo a leggere direttamente con i vostri occhi. Nel testo del 1754 la donna predice e descrive
perfettamente, senza mai fare nessun errore tecnico di funzionamento, un registratore camuffato nella forma di un piccolo libro. L'artefatto è capace di registrare e conservare e riprodurre la voce umana. L'artefatto è anche capace di cancellare le proprie registrazioni quando la Luna si trova in una determinata posizione celeste. In tal modo l'artefatto crea nuovo spazio d'archiviazione per poter tornare a fare nuove intercettazioni ambientali. Del caso della contattata Elisa Haywood nel libro The Invisible Spy del 1754 io ne ho già parlato abbondantemente in una bloggata di paleofologia razionale, inoltre ci ho pure fatto un podcast, link si trovate in descrizione. Un saluto speciale a tutti gli stronzi e debunker e coverappisti che dicono che gli alieni non hanno mai visitato la Terra. Ciao!